Fai cheese. Buongiorno. Dura 2 ore questo. Sono le 06:19 minuti. Due coglioni. Sono pronti all'appuntamento. Io mangio vestito pure da militare. Esatto. Siamo pronti all'appuntamento per questa avventura verso Gallipoli. Aspettiamo come al solito. Le sono trappoli, vabbè, comunque. Noi ci siamo svegliati presto prima, no? Per aspettare Stefano Trappoli che arriverà a mezzogiorno. Ma io godo a svegliarmi presto per aspettare Stefano Trappoli. C'è un piacere personale masochistico che voglio non potete che. Vabbè, no, ma delle religioni ormai. Aspettando Stefano Trappoli, è un po' come aspettare il Messia. Waiting for Godot. Vabbè, a parte gli scherzi, questa è oggi una cosa seria. Speriamo di avere un po' di visibilità per questa manifestazione contro le trivellazioni nel nostro mare. E ne faremo altre, questa non sarà soltanto l'unica. Ne faremo altre, noi facciamo il possibile per il sociale. Adesso siamo seri, poi vi divertirete durante la giornata perché sicuramente qualcosa accadrà. Qualcosa sicuramente accadrà e niente è mai normale. E rendiconteremo la situazione. Adesso intanto io e il buon Andrea aspettiamo un altro po'. Il buon Fabio e il buon bimbo. Ma siamo tutti noi come Fabio. Ci aggiorniamo alla prossima puntata. Abbiamo già fatto la prima puntata di presentazione prima con Enrico. Come sempre manca il buon bimbo. E questo metti, eh? Sta. Come sempre. Facci un freddo, quasi muore. No, ma io, ho fatto questo mese, non mi stiamo male con la mia. Questo qua è il zainetto. A proposito, Enrico, ricordati che sono zainetto, perché poi è capace che ho l'altro. Ma che fa? Così. Ed ecco il giullare di corso. Oh. Oh yeah! E grazie in carbonio, sta facendo due. Poi sta alzando la serranda che si è fermata. Ma da quello da loro, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move.
to your own and find the safe place to hide.
Salve. E per Prince Bank Aventura siamo fermi sulla statale Bernardò. No, Bernardo Lecce. Dovremmo arrivare a Lecce alle 3:15 per un appuntamento con il treno che abbiamo ormai perso. Ragazzi, devo dire, non sappiamo come sarà, dobbiamo tornare a prendere perché farà buio. Ho avuto anche i crampi oggi. Ci sono i lupi, abbiamo paura. I lupi hanno paura. Cercheremo di trovare un mezzo di trasporto. Un mezzo di trasporto. Ecco, se qualcuno ci portasse una cuccia adesso, se una vigilia dell'Immacolata non andiamo nemmeno a mangiare. Senti, cosa dici a Paola che ha detto no, io con la macchina non vengo perché a noi che serviva una mano. Se mi stai ascoltando, adesso fra un po' ti chiameremo, ci verrai a prendere da adesso. Poi chiamavo Paola. Porta anche un amico perché la macchina ha bisogno di due biciclette. Porta un amico, insomma. Va bene. Vabbè, è stato bello, questa è l'ultima trasmissione, dopodiché se non ci sentirete vi abbiamo sempre amato. Questa testimonianza, abbiamo fatto del nostro meglio sempre nella vita. Qualche volta ci siamo riusciti. Qualche volta abbiamo trovato il vento contrario d'andata e oggi anche al ritorno. Così, è come dice un caro mio amico, è scirocco e il vento sarà a favore. Ti cazzo. Alla prossima. Bike a Lecce avventura. E finalmente arriviamo a Lecce. Dopo 6 ore. Allora, questo è un messaggio per tutti quelli che vogliono prendere il treno. Ho un biglietto da riciclare. Non siamo riusciti a prendere in tempo il treno. Costa solo 3,50 euro. Chiunque serva e con bici ha preso. Quindi, per favore, fatemi recuperare questi 3,50 euro. Vi prego. Anche perché le offerte vi saluto. Vabbè. Non diciamo tutta la strada che abbiamo dovuto fare. Fammi vedere il computer. 131 km e 700 metri. E ancora dobbiamo arrivare a Tiziano. 131 km, allora 100... Aspetta, che bicicletta da Brindisi a Gallipoli per chiedere una maggiore tutela dell'ambiente contro i rischi di estrazioni petrolifere in Adriatico e nello Ionio. L'ha promossa l'associazione Friends Bike Brindisi in collaborazione con diversi gruppi ciclistici del Salento. Gli ambientalisti sono partiti di buon'ora da Brindisi e si sono ritrovati nei pressi della fontana greca di Gallipoli, dove hanno ribadito il loro no alle trivelle nei mari del Salento, che pregiudicherebbero il turismo e l'economia del territorio. I partecipanti hanno anche espresso solidarietà alle popolazioni lucane che proprio in questi giorni stanno manifestando contro il decreto Sblocca Italia che assegna al governo nazionale le competenze in materia di estrazioni petrolifere.